Questa è la mia quinta o sesta partecipazione a manifestazioni sul Ponte Chiusella. Mi aspetto una risposta positiva. La voce del canavese in qualche modo sia ascoltata. Ho organizzato questa iniziativa perché probabilmente l'unico strumento che abbiamo a metterci insieme è rivolgere un appello agli enti sovraordinati, a tutta la politica, a tutti i politici che si occupano del territorio, i nostri rappresentanti del territorio presso gli enti sovraordinati, perché facciano il possibile affinché la voce del canavese in qualche modo sia ascoltata. I trasporti sono un nodo importante, strategico. Non possiamo parlare di attrattività delle aziende se non diamo connettività, e rinunciare a opere come questa significa non dare delle risposte. E proprio in questo momento ho presentato un ordine del giorno al Consiglio regionale dove impegno la Giunta e il Presidente Cirio che si facciano portavoce nei confronti del Governo proprio per cercare di trovare delle soluzioni, delle proroghe per questi fondi che assolutamente non possono essere rispediti al mittente. È fondamentale che tutti insieme si faccia fronte comune per raggiungere questo obiettivo e portare a casa questo risultato che sarebbe straordinario per il nostro territorio ed è indispensabile, cioè noi senza questo risultato rischiamo davvero che il canavese non abbia quella infrastrutturazione necessaria a supportare il proprio sviluppo. Questa è la mia quinta o sesta partecipazione a manifestazioni sul Ponte Chiusella. Le prime erano per ottenere il finanziamento e finalmente l'abbiamo ottenuto anche grazie purtroppo alla disgrazia del crollo del Ponte Morandi di Genova. È stato assegnato un finanziamento, forse c'è stata qualche indecisione burocratica, dei rapporti burocratici tra Città Metropolitana e ANAS per la definizione della soluzione progettuale. Oggi però non possiamo buttare al vento l'opportunità che è stata data e soprattutto la necessità di dare una risposta a un'esigenza vera del territorio. Questa è un'opera che è stata realizzata tantissimi decenni fa e di conseguenza ha fatto il suo corso e deve essere sostituita. E noi insomma ci batteremo con tutti gli amministratori locali affinché questo decreto possa essere prorogato e il canavese possa avere questa nuova opera. Il fatto che nel giro di pochi giorni si sia organizzata una mobilitazione tra sindaci e ci sia stata una risposta così forte, così significativa, è la testimonianza del fatto che c'è una solida collaborazione istituzionale sul territorio e che questa è un'esigenza sentita da tutti.